Dunque, quando si parla di proteine, si fa sempre un balzo, no, sulla sedia, no? Proteine sì, bene, fanno male la carne, qua e là. Non voglio entrare nello specifico del consumo della carne, ma qui parliamo delle fonti vegetali di proteine. È indubbio che alcune fonti vegetali siano in parte carenti di aminoacidi essenziali, ma noi possiamo lavorare sulle combinazioni degli alimenti e cercare di raggiungere un quadro più completo degli aminoacidi essenziali. Da tantissimi decenni, millenni, l'uomo ha imparato a mixare, a combinare quelli che sono poi anche gli alimenti della nostra tradizione, forse inconsapevolmente, ma ha fatto bene. Pensiamo a piatti, per esempio, della tradizione come pasta e fagioli, riso e lenticchie, pasta e ceci. Ebbene, questa combinazione ha un senso perché, per esempio, fondamentalmente diciamo, i cereali sono poveri di lisina e sono ricchi di metionina e triptofano, mentre i legumi, al contrario, sono ricchi di lisina. Quindi la combinazione di cereali e legumi porta a completare quello che è il quadro degli aminoacidi essenziali. Quindi, se pensiamo a quali sono le fonti di proteine vegetali migliori? Partiamo dai cereali, anche se, come dire, ci sono degli aminoacidi limitanti, quindi cereali integrali, quinoa, grano saraceno, farro, hanno tutti una componente proteica. Poi ci sono i legumi, quindi tutti li possiamo usare, dai ceci, fagioli, lenticchie, andando anche a sperimentare quelli più antichi. Come la cicerchia oppure la rovescia che ho riscoperto negli ultimi mesi, che pare sia un antenato dei piselli. Quindi tutti questi alimenti hanno delle proteine vegetali, ma possiamo attingere alla componente proteica anche dai semi e dalla frutta oleosa, per esempio mandorle, noci, nocciole sono una fonte molto importante di proteine vegetali. I semi come semi di sesamo, semi di lino, anch'essi hanno tantissime proteine. Forse l'alga spirulina è l'alimento che invece ne contiene proprio un quadro completo degli aminoacidi essenziali. Infatti la spirulina viene usata anche come integratore proprio nei vegetariani, proprio perché contiene anche aminoacidi essenziali che vengono dal mondo vegetale. E un altro seme scoperto negli ultimi tempi, per esempio, sono i semi di chia, anch'essi contengono vari aminoacidi essenziali. Quindi il consiglio qual è? È sicuramente quello di alternare l'utilizzo di questi alimenti nella nostra alimentazione quotidiana. Stavo dimenticando un alimento molto importante che è la soia, lo dimenticavo perché forse non volevo affrontare l'argomento perché negli ultimi anni si è detto molto molto sulla soia. La soia ha una componente proteica molto molto importante, da essa si ricava il tofu, per esempio, che è una specie di formaggio, insomma, che può essere tranquillamente usato, proteico, anche il tempeh. Non entro in merito nel consumo della soia, come vi dico, perché ci sono studi contraddittori sull'effetto salutistico, magari sarà affrontato in un'altra intervista. Quindi, per concludere, se vogliamo utilizzare più proteine vegetali, ecco, possiamo attingere veramente a vari alimenti, soprattutto quelli più semplici che poi possiamo utilizzare, ad esempio, a colazione, anche non essendo vegani o vegetariani. O usare negli spuntini sono i semi oleosi, quindi la frutta, i semi oleaginosi, che sono comunque, oltre ad essere una fonte di proteine, anche una fonte di grassi buoni, e di vitamine e di sali minerali, e non contengono zuccheri, quindi è importante questo fattore, insomma, dell'assenza di zuccheri.